Bentornati sul canale Amico Orologiaio. Oggi domenica ci troviamo in quel di Borgodale per il consueto mercatino dell'antiquariato. Terza domenica del mese, lo ricordiamo a tutti. Andiamo a caccia di orologi, vediamo cosa riusciamo a trovare. Oh. Ciao caro. Ciao. Ho addocchiato quel Mortimer, me lo fai vedere? Lo facciamo vedere agli amici a casa. Bello, fortissimo. Oltretutto condizioni della cassa strepitose. Quasi fondo di magazzino. Quasi nos. Quasi nos. Quasi nos, new old stock. 150 euro mi dicevi, sì. La richiesta, giusto? Oh. Perfetto, grazie mille. Figurati. Invece qua ne abbiamo un altro che dovrebbe essere sempre anche lui tipo Mortimer, una cosa del, sì, genere, però c'è scritto Normandia. Il vetro da cambiare, cassa cromatica, sempre i classici skin diver francesi, sì, anni 60, 70, sì, quel periodo lì. Grazie caro. Niente, figurati. Se mi contattano, vuoi dare il tuo contatto? Ma se ti contattano... Hai un profilo Instagram dove ti possono contattare? No, niente. Solo Borgodale. Vedi. Sì, no. Ragazzi, dovete venire ai mercatini se volete comprare. Non mi impegno più di tanto. Sì, infatti, te che ragione. Ciao caro, ciao, buon lavoro. Grazie. Questo qui è un vecchio orologio timbra cartellini da fabbrica. Lì c'era la fessura dove si metteva dentro il cartellino, di fianco la manetta che si abbassava e timbrava l'ora d'ingresso. Eh sì, vecchiotto, eh. Molto interessante. Grazie. Grazie a te. E qui vedo anche... Che lavoro fai? Un blogger. Ho un blog su YouTube. Comunichi il tuo, le tue sensazioni. Sì, sì, sì. Ho un canale Amico Orologiaio su YouTube. Lo segno. Segnatelo, cercalo. Anzi, se ti iscrivi mi fai anche un favore. E qui vediamo anche una bella routine Marvin. Che bella. L'Amico Orologiaio su YouTube. Ti lascio... Gli amici del vintage. Oh, bello, dai, facciamo anche una promozione al banco del signore. Amici del vintage, bello. Compra vendita vintage modernariato, per cui avete un negozio? Magazzino. Magazzino? Beh, questi sono i riferimenti telefonici. Avete visto sul suo banco ci sono degli orologi da tasca, una sveglietta, marca? Una Kinsley. Ok, perfetto. Funzionante. Della routine Marvin, stavamo dicendo, la richiesta è di? 20. 20 euro? Sì. Boh, venduta. Ragazzi, mi dispiace, l'ho presa io. Questa finisce nella mia collezione, ne ho già un po'. Non è marciante, eh? Questo fa è niente. Marciante. Infatti vedi che sta andando perché l'ho caricata prima. Non fa niente, questa, ma io sono anche orologiaio, tendenzialmente, sì, posso ripararla, per cui... Molto perfetto, bene. Grazie mille. Il grazie, nome? Grazie a te, Stefano. Grazie Stefano. Sono segnato dietro. Perfetto. Amici, se vi servono anche un paio di lancette per il vostro orologino, voglio dire. Belle, belle, belle. Grazie a te. E notare che erano bilanciate, vedete? Sotto c'è il peso che bilanciavano tutto quanto. Di nuovo, ciao, grazie. Ciao, grazie a te Cesare. Proseguiamo con il giro e andiamo a vedere. Ragazzi, oggi stiamo vedendo un sacco di cose interessanti. Oh, amici. Queste qui sono cose che io ho sempre visto in giro. Mi sono sempre chiesto, ma cosa servivano? E finalmente l'ho scoperto. Sono i tappi che andavano sopra le damigiane dell'olio per non far entrare gli animali. Faceva respirare la damigiana, vedete ci sono i buchi e ce ne sono di diversi, con diversi disegni, diverse tipologie, diverse grafiche. Bene, eccoci qui al banco del signor Simone. Simone, ciao Simone. E Simone è un amante di Copernico. Anche dei russi. E beh, perché i russi comunque, voglio dire, hanno anche loro il loro perché, diciamocelo. Qui abbiamo delle bellissime routine
È ancora qui, c'è anche Ucraina. Russi come se piovesse. Ah, sì, vedi, sì, adesso sì, siamo in tema di Ucraina, vedi. Andrea, cos'è oggi al posto? Il tuo orologio is make one, due longine. Targato. Ma se ogni tanto ti faccio fare un giro. Fai bene, dai. Il PR516 della Tissot. Hamilton Khaki, il quarzo. Amici, in giro per Borgodale conosciamo Umberto Sarnelli. Ciao Umberto. Allora, cos'hai oggi? Facciamo un bel watch check. Oggi indosso un Explorer 39mm. Un umilissimo Explorer. Il mitico. L'Explorer 1. Questo qui mi sa che l'hanno tolto proprio dal commercio, non lo fanno più. Mi sembra... Guarda, non sono espertissimo in Rolex. Fa solo il 36, da un anno a questa parte non fa più il 39. Ma è nuovissimo, lo indossi anche poco, 2015, direi. Sì, lo indosso molto poco. Bene. Ti piace? Bel, sì. Dai. Complimenti, bravo Umberto. Ma io sono amante dei vintage. Sì, sì, io invece oggi vado di squaletto. Squaletto. Un po' pesantino, ma lo adoro sto orologio. Bello, proprio bello. Porta riviste della Cartel. Salve signora. Scusi, porta riviste della Cartel? 60? Grazie. Oh, una pendoletta foresta nera con movimento in legno. Guarda che roba. Questa è la sveglia che suona le ore e le mezze, va che bella. Mette a posto, secondo me questa può. Scusa, la richiesta per questa. La sveglia che suona alle ore e le mezze. Sì, grazie. 60? Grazie caro. Bella, interessante. Grazie mille, arrivederci. No, ma io ho visto da lontano qualcosa che non ho mai visto prima. E sarà difficile che ne vedi un altro. Buova. Perché come quella che avevi settimana scorsa ne avevo vista. Ah sì, quella là. Questa qui. Tirala fuori che la inquadriamo bene per gli amici a casa. Amicicci. Con tanto di scatola, con proprio nuova. Tanto di scatola assolutamente nuova. Che spettacolo. Mamma mia. Ho quasi paura a chiederti la richiesta. La richiesta 800. Mm? 800. 8? Avevo paura. D'altronde trovarli così è quasi impossibile. Tieni Gian, mettilo via prima che scivoli per terra. Che... Vai. Bello, bello, abbiamo fatto vedere una bella cosa agli amici a casa. Ma questo, per cui avete cacciato... Questa looping. Quella è la looping? Sì. Forse quella l'abbiamo vista mese scorso. Fatta fuori. Ciao, c'è. Ciao Andrea, carissimo. Un crono risistemato. L'hai fatto tu? Metà fatto io e metà poi non riuscivo più. Ero. Andiamo a fare un giro. Bello, cassa moneta, anni 50. Ciao. Ciao ragazzi. Niga. Bello quadrante. Bello, sì. Bellissimo quel bulova Acotron. Sì, la svegliettina. Orologio d'ottavo. Qui c'è anche un Hamilton Electronic per l'amico. In oro, guarda, micro rotore, oro 14 americano. Ah, questo con movimento micro rotore. Guarda le ansie. G13? Sì. Sono quelle laminature pesanti, sì, giusto? No, no, ah, proprio oro. Oro 14. Oro americano. Oro americano per quello. Gli ho dato un bel task per via, 100 più un task. Ah, non è elettrone, è... Quello che c'è scritto è un R6 tripomatic. Tiromatic. Perché il micro rotore comunque tiene il movimento più basso, sì, ho più capito. Sottile. Bella, una chicca, sì. Questa. Il movimento cos'era, in collaborazione con la Buren? Penso proprio di sì, sai.
quel gruppo Hamilton, cos'era? Hamilton Buran. Ma va, che crono piccolino questo qui. Quello lì è il Le Magne 12, forse 70. È il calibro più piccolo cronografico. 1270. 1270? 1270, sì. Ah. Ma sì, un Le Magne. Sì, Le Magne. Ni, non lo so. Vediamo se c'è scritto qualcosa sotto. No, non l'ho mai visto questo crono. No, non è. Se è un Le Magne, è un Le Magne che non conosco. Non è il 1270 comunque. Comunque gli amici a casa, qualcuno lo saprà di sicuro. Ruota colonna. Sì. Orologio ruota colonna, per cui facciamo un appello, se c'è qualche orologiaio che conosce questo calibro, lo metta nei commenti sotto. Sì. Così ce lo fa sapere anche a noi. Bello comunque, interessante. Sì. Cos'è, un 12 linee? Forse anche. Boh, misuro. Forse anche meno. Vediamo. Ma poi bisogna sapere il rapporto millimetri linee. 2-2, no? Quindi sono 20, 20 27 28 28 diviso 2,2. Fammi vedere. È un 12 linee e mezzo. Sì. Ecco, 12 e mezzo, quindi. Vedere la scala su quelli grossi. Un'altra chicca. Sì. Questo proprio. Forse l'avevi già visto. Abbiamo ricoverato ieri. Ma questo qui è il famoso spillino. Sì. Condizioni strepitose, richiesta? 1500-1600. Boh. 23. Mamma mia, è nuovo, è nostro, sì, praticamente. Sì. Modello deposé. E poi c'ho anche un bello Omega Model Deposit, vi faccio vedere, ristampato però. Ma che cinturino originale? Cinturino, è un cinturino lucertola. Un coccodrillo. È un coccodrillo abbastanza pregiato questo, ora non mi non chiedermi. Cocco Fuscus. È un Fuscus, però. Ok. È un cocco abbastanza pregiato. Cassa scaletta. E guarda. Questi io ne ho visti due in tutta la mia vita. Bello. I modelli deposé. Tu li hai già avuti forse? No. Cassa scaletta hanno, così hai, sì, anni 30-40. Quelli che hanno. Avrà dentro il 30T2, quindi. Esatto. La vedi? Cassa in due parti, la Carrur, sì, l'acciaio. Cioè che poi è il fondello che abbraccia il movimento senza referenza. Bello. E infatti vedi. È rodiato. Ancora con la finitura bianca, esatto, come facevano all'epoca. I primi degli anni 30. E il seriale bisogna risalire dall'anno, certo, al seriale, però il cassettino. Prima è un anni 30 quasi di sicuro. Sì, sì. Modello deposé. Modello deposé. Bello. Senza referenza, non so la storia di questi orologi. Dovetta qui è la fine del mondo. Bene, ti contatteranno sicuramente dopo sto video. Perché in queste condizioni stamattina lo stavo vendendo, ma l'offerta è troppo bassa. No, non callare, che tanto adesso, esatto, interessato in tutta Italia lo trovi. Condizioni così. Condizioni così merita di essere venduto al suo prezzo. Vado, Andrea. Ciao caro, buon lavoro. Bene amici, giro al mercatino terminato, però restate fermi lì perché adesso andiamo a casa e vediamo che cosa sono riuscito a cacciare quest'oggi. Bene amici, eccoci tornati a casa dal mercatino di Borgodale, giro la telecamera e vi faccio vedere che cosa sono riuscito a cacciare quest'oggi. Ecco qua, il frutto della caccia di oggi. Un po' di casino sul tavolo come al solito, tanto quello non manca mai. Allora, questa è una commissione, trovato al mercatino di Borgodale per il mio amico Mirko, questo bellissimo Hamilton, che non so come cavolo si chiami, ma Mirko la so già benissimo. Penso sia stato comunque un colpo di fortuna, perché 430 euro con scatola, documenti, tutto quanto. E invece io, che sono notoriamente una cagna magra, io mi sono accontentato di questo bellissimo orologio palla gialla di design anni 60-70. Bello, movimento elettromeccanico, pagato ben 10 euro, bagno di sangue.
Una bella Swiss 8 giorni di dimensioni generose. Li ho più piccole, fatte così, ma di questa misura mi mancava. 20 euro. E poi, probabilmente l'avete visto anche nel video, una ruotina Marvin. 20 euro, non potevo certamente lasciarla lì. E via, che andrà a fare compagnia alle altre. Questo è quanto. Bene amici, siamo arrivati al termine di questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!